Siamo al Giovedì Foriano, un giorno che da sempre attira tanti giovani sul territorio di Forio. Ma com'è cambiato il giovedì al tempo del Covid? Beh, com'è cambiato? La prima cosa, internamente, come si può vedere, ci possono entrare solo 3-4 persone alla volta, quindi noi ci abbiamo allestito un bar anche fuori in modo da non creare assembramenti all'interno e servire più persone. E poi c'è, in questo momento c'è più consapevolezza, perché anche le persone alzate portano la mascherina, visto che Forio è passata agli onori della cronaca nelle ultime settimane anche per la questione del cantante che ha creato appunto degli assembramenti, e quindi le persone sono molto attente. Siamo attenti anche noi, cercando di non far fare file, di dire alle persone di mettere la mascherina. C'è sempre una persona all'ingresso del locale che cerca di, appunto, che controlla le temperature e dice a chi non la mette, perché c'è sempre qualcuno che non la mette, di vestire la mascherina. È cambiato più che altro l'attenzione nel distanziamento, nel cercare soluzioni utili per proteggere sia noi stessi, i nostri collaboratori e in primis anche i clienti. Questo sì, viene fatto un lavoro. Noi diciamo un mese fa siamo partiti un po' da lontano, abbiamo assunto Noemi che diciamo fa una sorta di accoglienza alla porta. Raggiunto il numero massimo di capienza anche all'esterno, non solo all'interno ma anche all'esterno, decidiamo di chiuderci, lavoriamo come una sorta diciamo di club, andiamo a prendere i numeri di telefono quando ce li vogliono lasciare chiaramente e poi li richiamiamo al momento in cui si svuota o si libera un posto, e gli avventori poi, così diciamo creiamo il riciclo, mantenendo la situazione ordinata. Grazie all'amministrazione e alle forze dell'ordine che abbiamo collaborato, sia noi bar, ristoranti, con le forze dell'ordine abbiamo fatto un ottimo lavoro facendo dei sacrifici, perché lavorando in questo modo è stato per noi pazzesco, impossibile, però con un po' di disciplina ce l'abbiamo fatta. E noi abbiamo il protocollo, l'abbiamo seguito, abbiamo rispettato tutte le cose che si dovevano rispettare. Chiaramente ci sta sempre qualcuno che qualche persona un po' particolare, dove tu devi anche diciamo essere un psicologo, perché devi spiegare chi ci crede e chi non ci crede a questa cosa, quindi abbiamo dovuto anche diciamo gestire questa cosa anche sotto l'aspetto psicologico, però con la calma e con la calma ci siamo riusciti. Giovedì Foriano sicuramente è cambiato. L'anno scorso io non stavo qui sulla Riva Foriana, ma stavo a Ischia, però posso dire che le persone sono molto responsabili, quindi specialmente chi si accomoda all'interno rispetta la mascherina. Sicuramente c'è qualcuno da richiamare, però per la maggior parte rispettano. La movida notturna crea assembramento, ma è davvero così? Ma guarda, puoi guardare stesso tu dando uno sguardo all'interno, le persone comunque stanno accomodate, stanno tranquille, non ballano, non si alzano. Fuori sicuramente si crea magari un po' di assembramento, non a quest'ora ma più tardi, però è normale perché c'è il buon lavoro comunque dei gestori che stavano da prima di noi, che quindi hanno valutato molto la zona.